Non ho preparato slide e diapositive, non è una lezione, ma è proprio un'introduzione, anche perché avete oggi due docenti che credo siano ovviamente Marcus Tantum e lui, l'anima appunto di questo test. Quindi io stesso ho partecipato a un corso, perché non si finisce mai di essere discenti. Il docente, secondo me, deve avere l'umiltà di essere anche un discente. E io, diciamo, appartengo proprio a questa categoria di persone che ritengono di non avere mai raggiunto la conoscenza, e quindi sono, anche perché sono curioso di natura, anche perché in realtà più cose arrivo a conoscere, più mi rendo conto di non sapere. E purtroppo questo è un pochino un problema, che però mi porta a cercare di documentarmi sempre di più. Da qua tanti corsi di aggiornamento che faccio un po' in tutte le parti del mondo, soprattutto negli Stati Uniti, ma anche qua in Italia, dove vado a congressi, convegni, eccetera, come discente. Magari c'è qualcuno che mi vede e dice: come, ma lei è docente oggi, tiene la lezione? No, sono venuto ad ascoltare. E ho ascoltato con estremo interesse, pur essendo anch'io relatore, appunto a un workshop che si è tenuto vicino a Pontremoli, adesso non mi ricordo la località esatta, che era comunque dalle parti di Giorgio, e dove appunto ci sono state due magnifiche relazioni, dalle quali ho imparato tantissimo, proprio di Marcus e di Bartolomeo, che quindi hanno fatto, diciamo, crescere anche la mia capacità di utilizzare il test self-wellbeing proprio nella mia pratica clinica. Come vedo, Bartolomeo dice 4 anni di esperienza clinica, anch'io ho 4 anni di esperienza clinica, perché credo di essere stato proprio uno dei primi in assoluto ad avere a disposizione il device, cioè l'apparecchio per fare questo tipo di test. Quando Giorgio era arrivato a conoscenza, perché mi ricordo che era stato in una Expo, in una fiera in Messico, dove era venuto a contatto con questa azienda. Ed era venuto a conoscenza di questo test, che veramente aveva delle possibilità, delle capacità che ovviamente vanno interpretate, ma io definirei comunque diagnostiche, anche se qualcuno, diciamo, ha timore a dire diagnostiche, ma senz'altro danno delle indicazioni molto precise per poter poi fare una diagnosi eventualmente più precisa, perché capite che in medicina è fondamentale riuscire a fare una diagnosi, anche se non identificare una malattia, perché il concetto di catalogare tutto sotto forma di una malattia, secondo me, è un aspetto riduttivo della nostra medicina convenzionale, perché se noi cataloghiamo tutto in una malattia, cioè cerchiamo di inquadrare i vari sintomi in una determinata malattia, noi per quella malattia abbiamo un protocollo, abbiamo un determinato farmaco, abbiamo una medicina. Così invece non è, noi abbiamo il malato di fronte, non la malattia. E quindi il malato dobbiamo semmai vederlo in un'ottica più globale, dobbiamo vederlo come un individuo che è un insieme di organi che sono tutti correlati in maniera interdipendente, organi e sistemi, tutti sistemi correlati. E quindi quando ci sono delle alterazioni a livello di un sistema, spesso si ripercuotono a livello di un altro sistema, proprio perché sono tutti correlati. E poi soprattutto bisogna identificare qual è la causa dell'alterazione di quel sistema, e non semplicemente, come spesso invece nell'approccio della medicina convenzionale, quello di andare a reprimere il sintomo. L'esempio che io faccio spessissimo per spiegare questo tipo di differenza, chi mi ha ascoltato forse dirà che sono ripetitivo, però secondo me è un esempio che rende molto, diciamo, il concetto, è quello del reflusso gastroesofageo. Se io ho un reflusso gastroesofageo, vado dal medico, nella stragrande maggioranza dei casi, il medico ti prescrive un inibitore di pompa protonica, che è un farmaco che blocca la secrezione dell'acido cloridrico. Ok, può essere una prescrizione che magari acutamente può avere un significato per diminuire l'infiammazione a livello appunto esofageo, eccetera. Però ci sono persone che sono una vita che sono sotto terapia con inibitore di pompa protonica, e purtroppo, cioè, non è che noi risolviamo il problema, perché se io ho
Il reflusso gastroesofagico che mi dà fastidio perché l'acido del reflusso risale e a livello dell'esofago mi crea un'infiammazione. Io prendendo l'inibitore di pompa protonica non produco più acido cloridrico, ho lo stesso reflusso, però questo reflusso non mi dà fastidio perché non è più acido. Però il succo gastrico deve essere acido per vari motivi. La natura ha fatto sì che nello stomaco ci deve essere un ambiente acido per digerire le proteine, per uccidere i vari microbi, per assorbire meglio la vitamina B12, per assorbire meglio il magnesio e così via, per tanti motivi. Per cui invece andando ad alterare il pH si creano poi tutta una serie di problematiche che possono essere la disbiosi intestinale a monte, a valle. Quindi capite che invece è importante riuscire a capire l'origine del problema, il perché, e lavorare quindi all'origine del problema. E il test DRIVE, che è un test che identifica proprio a priori dei sistemi che possono essere appunto disfunzionali, ci permette di cominciare a lavorare già su quei sistemi disfunzionali che sono poi alla base del disturbo. Per esempio, torno al disturbo del reflusso gastroesofageo. Se abbiamo, per esempio, questo lo possiamo ovviamente fare anche tramite un'anamnesi, ma non sempre il medico ha il tempo, o magari delle volte sfugge certe situazioni, non sempre il paziente si, diciamo, dice tutto quello che deve dire. Per esempio, il reflusso gastroesofageo trova tra le sue varie cause anche una situazione di eventuale stress, ok? Quindi se io tramite anche questo test vedo che c'è un problema a livello del sistema adrenergico e quindi legato a un sistema di stress di surrenali, posso intuire e pensare che forse una parte del problema è causato dallo stress. E allora a quel punto agisco su quello. Come? Beh, in tante maniere ovviamente, magari ci sono integratori di tipo adattogeno che riescono appunto a ridurre determinati ormoni prodotti in situazioni di stress che accentuano la risposta allo stress, o tecniche di gestione dello stress, quindi lavorare di più sulla respirazione controllata, fare meditazione, eccetera. Proprio perché lo stress a volte crea delle situazioni quali per esempio un blocco diaframmatico. E queste persone di fatti si vede spesso hanno una respirazione cortissima, anzi addirittura sembra quasi che non respirino, blocco diaframmatico che si ripercuote appunto sulla diciamo, funzionalità dello stomaco che può essere diciamo, coercizzato dal diaframma, compresso e può essere favorito appunto un reflusso a questo punto. Quindi lavorare detensionando, rilassando il diaframma può contribuire naturalmente a diminuire il reflusso gastroesofageo. Quindi capite bene che dare l'inibitore di pompa protonica, cioè che senso aveva a una persona che aveva un problema di reflusso gastroesofageo legato allo stress. Allora, questo è un esempio. E quindi qua già 4 anni fa io ho cominciato a usare questo test. Io ho creduto subito a questo test perché nonostante mi renda conto che è un test che magari all'inizio ai più può sembrare un qualcosa che non ha un riscontro, diciamo, scientifico diretto o comunque di tipo ufficiale, se vogliamo usare un termine così. Ma essendo questo test un test che si basa fondamentalmente su delle risposte legate a dei concetti che fondamentalmente sono quelli della risonanza elettromagnetica che praticamente viene valutata confrontando le frequenze d'onda del bulbo del capello che viene prelevato con tutto poi una serie di frequenze elettromagnetiche che sono state registrate e in un server col quale vengono comparate le nostre frequenze, e sulla base di queste valutazioni, appunto, il test è in grado di darti appunto un certo tipo di valutazione di scompensi a livello di sistemi e addirittura,
estremamente interessante le eventuali carenze di vitamine, minerali, oligoalimenti, antiossidanti, acidi grassi, eccesso di metalli pesanti, tossici, eccesso di interferenze elettromagnetiche. Quindi vedete veramente tantissime nozioni, talmente tante che appunto uno potrebbe dire ma mi sembra impossibile che un semplice test possa fare questo. Io ho creduto subito perché, ci ho creduto perché io venivo già da esperienze addirittura personali su concetti legati alla medicina quantistica, in maniera specifica alla semeiotica biofisica quantistica di Sergio Stagnaro, di cui sono stato prima un paziente e quindi ho toccato con mano questa incredibile tipologia di valutazione diagnostica e successivamente terapeutica, e poi sono diventato anche diciamo un allievo, magari non direttamente suo ma della sua scuola, in un percorso finalizzato ad acquisire le capacità di utilizzo di questa tecnica semiotica biofisica quantistica, che usa soprattutto delle tecniche legate alla percussione tramite il dito, quindi tecniche normali che i medici normalmente usano, però forse dovrei dire usavano per visitare il paziente, no? Per sentire i polmoni, il cuore, eccetera, e valutando poi un riflesso che avviene dopo questo tipo di percussione, si hanno tutta una serie di dati fondamentali per la diagnosi. Quindi io, avendo già avuto queste esperienze, credendo nel valore, nella valenza della medicina quantistica, della fisica quantistica, ho subito accettato questo test. Però ovviamente poi dopo, nel corso di tutti questi anni, ho avuto la possibilità di valutare, di avere dei riscontri, anche perché io normalmente nella mia pratica clinica faccio non la visita normale, la consulenza eccetera, ma tendo a fare, cioè anzi faccio un check-up completo. Ho impostato un check-up per cui se una persona viene da me deve fare tutto questo check-up. La scelta di questo approccio è stata fatta proprio per poter realmente al massimo attuare quello che per me è la vera medicina, cioè la medicina personalizzata. Quindi tramite tutta una serie di test io sono in grado di personalizzare l'intervento. Quali sono questi test? Io faccio dei test genetici, quindi vedo appunto già la predisposizione genetica a determinate problematiche, che possono essere l'insulino resistenza, che possono essere la celiachia, l'intolleranza al lattosio, che possono essere appunto anche ad avere un maggior stato infiammatorio, un maggior stress ossidativo, eccetera. E oltre a quel test genetico faccio il classico test con l'ELISA test, che riguarda quelle che vengono definite intolleranze alimentari, anche se non sono proprio tali, che però indicano che c'è una risposta di anticorpi a un certo alimento, che quindi probabilmente quell'alimento per vari motivi, anche solo per eccessivo consumo, magari non è ben tollerato dalla persona. Poi faccio anche un test che è via HRV, Heart Rate Variability, cioè la variabilità cardiaca, che tende appunto a valutare i livelli di stress della persona, valutati tramite la valutazione della, diciamo così, della sincronia tra il sistema simpatico e parasimpatico, che devono essere in equilibrio e che durante appunto la respirazione, fondamentalmente, soprattutto una respirazione lenta controllata, a un certo punto ci deve essere questa perfetta sincronia, dove ci deve essere quindi un equilibrio tra sistema parasimpatico e simpatico, dove prevale una situazione di stress invece prevale il sistema simpatico, che è quello che attiva appunto il sistema adrenergico, le sue anali, e quindi uno è sempre teso, contratto. Questo. Poi faccio dei test finalizzati a valutare la stiffness cardiovascolare, che è il grado di rigidità delle arterie. Faccio dei test anche di tipo motorio, sia cardiovascolare che di forza, potenza, postura e mobilità articolare, e per ultimo ma non per ultimo assolutamente faccio appunto
il test Left Drive, cell wellbeing, che è un test epigenetico che praticamente mi permette di fotografare la situazione attuale dell'individuo dal punto di vista di eventuali squilibri di sistemi o carenze anche appunto di micronutrienti, eccetera. E poi ovviamente la valutazione degli esami ematochimici, però anche gli esami ematochimici in fondo riflettono una situazione abbastanza dinamica e variabile e fluttuante come quella del sangue, mentre invece capite che già il test SRI fatto sul bulbo del capello è fatto a livello cellulare, quindi una situazione più stabile che riflette situazioni che sono la somma di situazioni che non riguardano proprio quel momento lì, ma riguardano anche mesi precedenti, insomma, quindi c'è una valutazione più globale, più completa. Ecco, quindi tramite l'integrazione di tutti questi test io alla fine riesco a fare una diagnosi e soprattutto fare un protocollo terapeutico estremamente personalizzato. E quello che non mi ha sorpreso, perché come ho detto prima, io ho subito creduto in questo test, però è il fatto che facendo anche altri test oltre al cell wellbeing, io ho sempre la possibilità di comparare i risultati, ok? E quindi sono in grado di vedere se ci sono, diciamo, coerenze nel risultato dei test. E allora, molto facilmente, per esempio, se una persona nel test cell wellbeing, dove ci sono i vari, avete questo, no? Un report con l'indicatore dei sistemi di supporto, dove magari c'è segnato, evidenziato come prioritario che c'è un problema a livello del sistema adrenergico, quindi surrenali, quindi stress, quasi sempre, anche quando faccio il test dell'HRV, della Red Variability, io vedo che c'è appunto una corrispondenza, che c'è un problema anche lì che indica un altro livello di stress. Poi anche un altro test che io faccio molto spesso, perché purtroppo lo stress è un problema che oggi, già da tanto tempo, ma in questo periodo che definiamo pandemico, definiamolo come vogliamo, questo periodo allucinante, i livelli di stress sono incredibili, e quindi io faccio sempre anche un test che è quello del cortisolo salivare, che è molto importante per valutare il ritmo circadiano del cortisolo e quindi valutare se ci sono delle situazioni di ipercortisolismo o ipocortisolismo che sono entrambe legate a una situazione di stress. Ipercortisolismo, cioè cortisolo molto alto, è quello più conosciuto, che riflette uno stress magari un po' più acuto o cronico, ma da non troppo tempo. Invece, magari la situazione di ipocortisolismo può riflettere uno stress cronico protratto da lungo tempo, che a un certo punto porta a delle scorte surrenali che al ribasso, perché sennò l'organismo non potrebbe continuare ad andare avanti con il cortisolo così alto. Ecco, questo per dirvi che appunto io facendo questo test, cell wellbeing, ho avuto continuamente degli incredibili riscontri sia per la sovrapponibilità del test wellbeing con gli altri test che faccio, sia anche dal punto di vista clinico, perché mi viene quasi da fare lo stregone con cell wellbeing di fronte. Stregone per me, no, però quando io dico a una persona: ah, ma lei secondo ha problemi di sonno? Questa persona con la quale ancora io praticamente non ho neanche fatto un'anamnesi approfondita più di tanto, che ancora non ho detto niente, ma ho già visto il suo report di cell wellbeing dove c'è indicato problemi di sonno, io al 100% so che quella persona in effetti ha problemi di sonno, e così mi dice, ok? Quindi chiudo, perché avevo 20 minuti a disposizione, quindi finisco, lascio spazio ai veri docenti di stasera. Quindi devo dire che questo test è veramente un test incredibile. E se un domani io dovessi decidere di ridimensionare il mio check-up per vari motivi, perché magari voglio ridimensionare la mia attività lavorativa, magari anche diminuire i costi complessivi del check-up, perché capite che il test genetico,
costa parecchio, molto di più del test del Wellbeing, e così anche tutti gli altri test. Io direi che il test che assolutamente manterrei, dal quale non posso più prescindere, data la mia ormai impostazione clinica, e difatti io ormai ai miei pazienti do anche come time del controllo di 3 mesi, che sono proprio quelli che corrispondono al tempo che si deve far passare, che è opportuno far passare per ripetere di nuovo il test del Wellbeing. Io assolutamente vi dico francamente che potrei togliere gli altri, ma se il Wellbeing non potrei toglierlo assolutamente e lo manterrei sempre. Quindi questa è la mia testimonianza, non è stata una lezione, non è stata una docenza, e vi lascio prima a Marcus e poi a Bartolomeo, che sono i veri maestri di questo test. Arrivederci.